Buonasera a tutti i web spettatori, siamo qui per questa nuova puntata di Open Market, Spazio Economia e Mercati, che va in onda su, come sempre, su Liberi TV. Buonasera a tutti voi, quindi da Alfredo Pauciulo. E veniamo a questa nuova situazione che si sta delineando si è delineata nelle ultime 2 settimane sui mercati finanziari, e come avevamo anticipato, c'era la possibilità che eravamo rispetto a un top di mercato, almeno sulle azioni europee, e così è stato, tanto che il mercato italiano ha continuato a scendere fino ad avere ieri un ribasso del 3,13%, salvo recuperare leggermente oggi. E allo stesso modo il cross euro-dollaro è sceso dal massimo fatto attorno sopra gli 1,33, quasi 1,33-1,34, per arrivare oggi a un livello inferiore al tra 1,31 e 1,32. Vediamo queste cifre perché sono delle cifre spartiacque, come lo erano state in passato, prima del top fatto a gennaio. Queste cifre saranno cifre spartiacque per la prossima settimana, in particolare per quelle a venire. Perché se nella prossima settimana questi livelli sia dell'euro-dollaro, cioè 1,31-1,32, dovessero essere persi definitivamente, assisteremo ad un ribasso del rapporto euro-dollaro fino ad 1,29 in prima istanza, per poi proseguire fino al livello di 1,26-1,27. Viceversa, un mantenimento del livello di 1,31-1,32 con poi man mano degli incrementi potrebbe di nuovo mantenere il trend del cross euro-dollaro all'interno di un trend rialzista che dovrebbe portarlo poi nel corso dei mesi fino ad 1,40, attorno a 1,40 e da lì il consiglio è vendere senza ombra di dubbio il cross euro-dollaro. Dovesse quindi capitare che riprenda il trend rialzista fino al livello nei prossimi mesi ad arrivare fino al livello di 1,40, da quel livello in poi il consiglio è senza ombra di dubbio vendere euro e comprare dollari. Allo stesso tempo, per quanto riguarda l'azionario, come già dicevamo 2 settimane fa, ci aspettiamo ulteriori ribassi. È vero che se il livello raggiunto oggi dovesse mantenere e recuperare già nella prossima settimana un 2-3%, quindi riportarsi all'interno del trend rialzista, allora potremmo assistere ad ulteriori rialzi, benché, come già dissi 15 giorni fa, le condizioni sia macroeconomiche, sia di natura politica in Italia particolarmente, sia di natura anche finanziaria, cioè ormai le cartucce di liquidità immesse dalle banche centrali, almeno quelle già immesse, sono più o meno hanno esaurito la loro forza. E tutto questo lascerebbe pensare quindi piuttosto a un continuare del declino del mercato azionario italiano. Quindi se il nostro, come già avevamo consigliato 15 giorni fa, è di attendere questa ondata di ribassi che rispetto a delle stime che abbiamo fatto di natura statistica dovrebbe estendersi fino a perdere un 30-35% dal livello massimo fatto registrare a gennaio di quasi 18.000 punti, era 17.9 circa, per cui potremmo avere un ribasso che si estende si potrebbe estendere fino attorno all'area 13.000 punti, 11.500 punti. Quindi il consiglio è attendere in caso di ribasso l'area 13.000 punti, al di sotto di quell'area o attorno a quell'area cominciare a comprare azioni, come sempre abbiamo detto, di società energetiche, società che fanno investire, soprattutto che hanno produzioni che dipendono dagli acquisti statali, quindi per infrastrutture, per reti di energia, reti del gas, rete elettrica o non so, piuttosto che per reti ferroviarie, e allo stesso tempo acquistare quindi le aziende produttrici e distributrici di quei beni la cui domanda, per quanto può declinare, ha comunque una sua rigidità, e quindi in questo caso parliamo di azioni che producono energia e distribuiscono energia, petroliferi,
anche alimentari e così in genere aziende produttrici di impiantistica, soprattutto se si tratta di impiantistica richiesta dagli stati. Nel caso in cui invece ci dovesse essere un mantenimento del mercato, che è l'ipotesi meno probabile che in questo momento facciamo, allora, tutti i rialzi in questo momento potrebbero essere buoni per scaricare parte dell'esposizione azionaria, se si è sovrappesati, o almeno adottare una strategia di protezione del portafoglio vendendo delle opzioni sulle azioni che si posseggono in modo da incrementare una parte dei guadagni che possono derivare dal portafoglio azionario. Questi scenari, una parola ancora sull'oro, sui livelli dell'oro. L'oro ha dato per la prima volta dopo 12 anni, sta per dare un segnale di sell-off, potrebbe dare un segnale di vendita molto forte, cosa che ci ha lasciati leggermente sorpresi a dire il vero, perché in una situazione come quella attuale, in cui c'è molto caos, c'è comunque un allontanarsi dei flussi finanziari dal settore pubblico, date le incertezze sui titoli di Stato e date le incertezze fiscali, in genere questo tipo di situazioni è a favore della crescita dei corsi dell'oro e dei metalli preziosi. Però dal punto di vista statistico, l'oro sta per le quotazioni dell'oro, soprattutto in termini di dollari, stanno cominciando a dare dei segnali un po' negativi. Per chi già ce l'ha in guadagno, il consiglio è aspettare per vedere nelle prossime settimane se, come immagino, ci possa essere almeno un rimbalzo, perché in questa settimana l'oro ha avuto un grosso ribasso e si è portato fino alla quota di 1555 punti, 1555 dollari per once. Beh, più o meno il livello minimo raggiunto negli ultimi anni, che era 1526 l'anno scorso, dopo il massimo fatto a 1913 nel 2011. Bene, fino a che si mantiene il livello di 1500 dollari per l'once, 1500 dollari per l'once, si può pensare di mantenerlo ancora in portafoglio per qualche settimana. Al di sotto di quel livello assolutamente bisogna vendere, perché il trend di lungo periodo a 12 anni, che dura ormai dal 2000, si invertirà completamente e avremo un trend che andrà verso il ribasso. Viceversa, se ci dovesse essere un recupero già nella prossima settimana, e nella prossima settimana immagino che sull'oro ci sarà comunque un parziale recupero, perché a prescindere dal trend che poi si svolgerà nel seguito, perché vi è stato un eccesso di vendite. E che nella maggior parte dei casi a livello statistico comporta sempre una reazione poi di rialzo nei prezzi nell'immediato, nelle settimane succe immediatamente successive. Beh, se questo rimbalzo, come penso, dovesse esserci, fate attenzione se si estende oltre alla quota di 1661 dollari per uncia oppure no. Se dovesse abbancare attorno a quella quota, sappiate che è solo un rimbalzo cosiddetto del gatto morto e iniziate a vendere oro. Se invece dovesse superarlo e poi superare anche la successiva quota dei 1700 punti e mantenersi al di sopra, allora vuol dire che la situazione statistica, dal punto di vista statistico, rientra di nuovo in uno scenario di trend rialzista. Quindi siamo in una fase in cui i mercati è come se stessero in attesa per decidere sia questo sia sull'oro, sulle azioni, forse in modo più chiaro, ma anche sui titoli del debito e sui cross valutari. Siamo in una fase in cui i mercati sembrano essere in attesa di eventi per capire cosa. Come agire, negli assetti di portafoglio. Chiaramente i mercati sono fatti da uomini, sono fatti da gestori che muovono milioni di dollari e di euro, da persone che magari ne muovono di meno, e ciò significa che si è tutti in attesa di una serie di sviluppi politici ed economici che poi possono far decidere in un senso o nell'altro. E quindi riflettersi in movimenti che vadano in un senso o nell'altro sulle varie attività finanziarie.
uno di questi eventi più imminenti e più, diciamo, tra virgolette, locali, benché molto osservato a livello internazionale, sono sicuramente le elezioni che abbiamo qui in Italia domenica e lunedì prossimo. E ormai dall'estero, vedendo anche un po' le quote delle scommesse dei broker londinesi sulle elezioni, sembrerebbe delinearsi un quadro di instabilità politica che vedrebbe con un'elevata probabilità la coalizione del PD vincere alla Camera, ma con un Senato che non sarà controllato da nessuno, addirittura potrebbe essere. Potrebbe avere la maggioranza del PDL, ma in qualsiasi caso i bookmakers e anche gli ultimi statistici darebbero per molto improbabile la possibilità che la coalizione del PD riesca a prendere la maggioranza anche al Senato. Bene, questo significa che già lunedì prossimo, all'uscita delle prime proiezioni di voto, se questo quadro dovesse verificarsi, potremmo assistere a vendite sull'azionario, momentanea forse ripresa dell'oro e ulteriori chiaramente insieme all'azionario assisteremo all'indebolimento dell'euro, per cui l'euro contro il dollaro e i mercati azionari perderebbero i livelli che abbiamo indicato in questo momento, poiché l'instabilità politica in Italia chiaramente verrà percepita ed è chiaramente una realtà. Come motivo di destabilizzazione politica ed economica per l'area euro. Quindi fate molto attenzione, quello sarà un segnale di sell-off, cioè l'instabilità politica in Italia sarà segnale che aspettano i mercati per fare massicce vendite di euro, soprattutto nei confronti del dollaro, e vendite sui mercati azionari europei, magari di meno su quelli internazionali. Quindi, se invece dovesse sorprendentemente uscire un quadro di stabilità politica o addirittura cosa che è prospettabile, se nelle settimane successive si dovesse trovare un accordo alquanto improbabile, benché augurabile e prospettabile, tra la coalizione del PDL e la coalizione del PD, beh, in quel caso ci sarebbe una maggioranza e potrebbe essere invece un forte segnale che la politica italiana fa quadrato e riesce, nonostante il quadro di instabilità che potrebbe uscire dalle elezioni, riesce a far quadrato e quindi a dare un governo stabile all'Italia. Quindi ci troveremo sostanzialmente lunedì di fronte a due possibili, a tre possibilità. La prima è che dalle urne esca il quadro di instabilità. Bene, nell'immediato avremo delle vendite sull'euro-dollaro e sui mercati azionari europei, in particolare quello italiano, e questo proseguirà nel suo trend in maniera abbastanza costante, all'inizio chiaramente con violenza, successivamente in maniera più moderata, intervallato da alcuni rialzi. Se invece dovesse uscire da subito un quadro di stabilità, che sia di stabilità dovuta alla vittoria del PD, in particolare, ma anche di quella del PDL, nell'immediato, soprattutto nel caso del PDL, potremmo stesso avere dei ribassi, non nel caso invece del PD Monti, ma poi il fatto che ci sia la maggioranza in qualche modo renderà stabili i mercati, addirittura potrebbe portarli a, se mai i dati macroeconomici poi dovrebbero migliorare, nonostante la caterva di dati negativi che sono usciti, potrebbero quantomeno stabilizzare i mercati e l'euro. Quindi lunedì, se invece dovesse emergere il quadro, quello più probabile, cioè di instabilità con una maggioranza diversa al Senato e alla Camera, in quel caso ci sarebbero delle vendite immediate molto forti che proseguirebbero, come abbiamo detto, e salvo però. Fate attenzione se nel caso se dovesse osservare, dovesse, osservare nelle settimane successive la possibilità di un accordo tra le due coalizioni principali. Beh, in quel caso conviene acquistare perché c'è un chiaro segnale da parte della politica italiana di voler dare un governo stabile all'Italia e quello farà eventualmente ci dovesse essere un'operazione del genere, darà almeno un fiato immediato ai mercati. Quindi questo elemento di politica è uno degli elementi che tiene sullo scacco i mercati. Gli altri elementi che stanno tenendo
a scacco i mercati, quindi nell'indecisione, è sicuramente la caterva di dati macroeconomici negativi che dicevamo e che finalmente ha fatto gettare, tra virgolette, la maschera ai membri del Consiglio d'Europa e della Commissione europea e che oggi hanno affermato per la prima volta che la ripresa in Europa la vedremo nel 2014. Ormai spostano di 6 mesi, si sposta di 6 mesi in 6 mesi. Capiamo bene che questo è un tipo di comunicazione politica che diciamo corretta, per cui per non allarmare i cittadini europei si dà una scadenza e poi dopo alcuni mesi si posticipa questa scadenza per non creare allarmismi. L'idea nostra è che se non, piuttosto, anzi, un'idea avallata anche da dati di fatto, da studi economici, non so, perché certamente non nostri, ma di persone molto più studiosi della materia, di cui noi semplicemente siamo dei lettori appassionati, ci fanno propendere a ritenere che il vero oggetto da tenere presente per vedere se i mercati potranno crescere, se l'economia potrà crescere nei prossimi anni e nei prossimi mesi, è quella di un cambiamento di rotta sulle politiche fiscali. Bisogna assolutamente che in Europa ci sia un abbassamento delle aliquote fiscali, ci sia in qualche modo una redistribuzione del reddito verso il basso attraverso politiche redistributive della fiscalità, ma assolutamente con un minor peso della fiscalità, e il rientro dei debiti pubblici o avviene con la riduzione delle spese inutili dei vari stati o assolutamente non è pensabile una ripresa economica nei prossimi anni. E vi faccio notare che, leggendo poi i dati dell'Istituto di Statistica, l'Istat, negli ultimi 5 mesi in Italia abbiamo perso 400.000 posti di lavoro, cioè circa 80.000 posti di lavoro al mese. Se la politica fiscale, la politica di contenimento della spesa orientata ai servizi ai cittadini piuttosto che ai tagli della spesa inutile dovesse per proseguire nel senso che è stata finora e non prendere una piega diversa con defiscalizzazioni, con abbassamento delle aliquote e con tagli della spesa inutile, chiaramente sarà un'ovvietà che la ripresa non avremo nemmeno il 2014, ma dovremo quantomeno aspettare il 2017 o il 2016. È chiaro che chi opera sul mercato, nel piccolo, anche nel grande, come i gestori di fondi, fanno molta attenzione a queste cose. Per cui, nel caso in cui ci fosse instabilità politica in Italia e poi a settembre dovesse verificarsi questo anche in Germania, e allo stesso tempo la politica fiscale e dei tagli alla spesa inutile non dovesse subire sostanziali modifiche, è chiaro che i mercati, un po' alla volta, un po' alla volta, chi opera sui mercati tenderà a vendere l'azionario europeo, tenderà allo stesso modo a vendere l'euro per comprare dollari e altre valute, e questo potrà comportare anche un calo nelle materie prime, perché in uno scenario deflattivo del genere, recessivo del genere, comunque comporterebbe un minore utilizzo di questi beni e quindi una loro discesa. Allo stesso tempo facciamo attenzione a ciò che noi pensiamo possa essere sicuro in fasi come queste. Dicevo prima dell'oro, che in genere è un elemento di protezione nei confronti degli operati sbagliati e errati dei governi, ma in uno scenario deflattivo e laddove comunque i governi riescono a mantenere un certo ordine pubblico, questo, come abbiamo detto, potrebbe comportare un ribasso, così come anche sulle altre materie prime. Allo stesso tempo facciamo attenzione al Bund, che fino ad ora è stato il porto di sicurezza per chi investe in debiti pubblici, e quindi nell'area euro si era rivolto soprattutto al Bund come stabilità e in parte magari anche all'OAT francese. Ma attenzione, perché per la prima volta abbiamo avuto un segnale molto forte la settimana scorsa in cui dei 5 miliardi di titoli di Stato tedeschi che dovevano essere collocati, la banca centrale tedesca ne è riuscita a collocare solo 4 miliardi. E quella mattina, la settimana scorsa, abbiamo assistito a una discesa dello spread tra BTP e Bund, che per la prima volta non è avvenuta per la discesa dei tassi di interesse sui BTP, ma è avuta quella discesa
a causa dell'aumento del tasso di interesse sul punto. Questo è il chiaro segnale che, poi evidenziato anche nei giorni successivi, che anche la Germania sta entrando in una fase di difficoltà. Certo, non è ancora in recessione, ma ha delle stime di crescita e anche dei dati di crescita che sono usciti già acquisiti, sono molto al di sotto delle attese, lascerebbe propendere che nel continuare di questa azione politica, a livello di politica economica, la Germania potrebbe avere delle difficoltà che prima non erano percepite. Attualmente pare, ci sono stime per cui la Germania l'anno prossimo potrebbe non arrivare a crescere più dell'1%, addirittura altre stime che potrebbero vederla una crescita zero. In Francia, la Francia sarebbe subito dopo, seguirebbe subito dopo con un 0,5 o addirittura forse anche con qualche cosina in negativo. Se questo dovesse essere, è chiaro che anche il Bund non sarà più un porto sicuro. Allo stesso tempo, per quanto riguarda l'aspetto della liquidità, quindi la politica monetaria delle banche centrali, quello è un altro elemento a cui i gestori e comunque gli operatori finanziari fanno molta attenzione. E c'è stata una dichiarazione fatta l'altro giorno dalla Fed, dalla Banca Centrale Americana, in cui per la prima volta si è prospettata la possibilità quantomeno di rallentare il quantitative easing messo in atto, o meglio, le quattro operazioni di facilitazione monetaria messe in atto negli ultimi 4 anni, e per la prima volta si è parlato della possibilità che possa essere questa operazione di finanziamento facile, di agevolazione finanziaria, in qualche modo rallentata. Questo, per come era scritto nei verbali della riunione, avverrebbe nel caso in cui si dovesse assistere gli Stati Uniti a una ripresa dell'occupazione, quindi chiaramente come sintomo anche di ripresa economica. Sinceramente, la nostra impressione è che questa sia più un desiderio della Federal Reserve, ma che forse difficilmente riuscirà almeno a manifestarsi con quella forza tale che potrebbe lasciare decidere alla Federal Reserve effettivamente di ritirare liquidità dal mercato. La nostra idea è che probabilmente la Fed non farà ulteriori, rispetto alla situazione attuale, non farà ulteriori agevolazioni sulla liquidità, quindi non immetterà ulteriori liquidità oltre quella che già sta immettendo, ma nemmeno ritirerà indietro quella che ha già immesso, perché più o meno ci aspettiamo una situazione negli Stati Uniti che, per quanto migliore dell'Europa, è più o meno stabile, in leggera crescita, ma comunque con una crescita che arranca. Nel frattempo stiamo assistendo poi in Inghilterra, invece, alla Banca d'Inghilterra che si sta convincendo di fare ulteriori alleggerimenti quantitativi, cioè quindi emissioni di liquidità sul mercato. Tenendo presente che ad oggi il quantitativo immesso nel mercato di sterline inglese dalla parte della Banca d'Inghilterra ammonta a 325 miliardi di sterline. Tutto questo perché in Inghilterra, anche se i mass media non ne parlano, si sta assistendo a un deterioramento molto forte delle variabili microeconomiche e macroeconomiche, cioè, quindi c'è crisi profonda anche in Inghilterra. Questo spettro di crisi a livello occidentale, come dicevamo abbiamo ribadito quasi in tutte le puntate di questa trasmissione, è da attribuire a una ridistribuzione chiaramente delle risorse a livello mondiale e allo stesso tempo all'elevato livello di indebitamento mondiale, sia pubblico che privato. Nel caso dell'Italia è più il settore pubblico ad essere indebitato, nel caso degli Stati Uniti e dell'Inghilterra lo è molto il settore privato. Ciò significa che se non c'è la volontà politica coordinata a livello occidentale di dar luogo a politiche di riduzione della fiscalità e di ridistribuzione del reddito verso le classi consumatrici, e allo stesso tempo, se questo dovesse essere per far questo dovesse essere necessario anche far slittare le scadenze dei debiti pubblici occidentali, sarebbe il caso di considerarlo, anche se potrebbe essere un elemento di destabilizzazione nell'immediato dei mercati del debito pubblico,
Però se non dovesse esservi questo tipo di scelta e non dovesse nel contempo manifestarsi una crescita tale da poter comunque ripagare gli interessi sul debito, è chiaro che o prima si arriverà a dover effettuare dei tagli anche sui debiti pubblici, anche sul rimborso dei debiti pubblici dei paesi più dei paesi a maggiore stabilità in Occidente. Parlo anche degli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista continuo a consigliare di stare fuori dai debiti pubblici, perché il rapporto di rischio e rendimento anche dei paesi che vengono considerati stabili, come gli Stati Uniti e come la Germania, potrebbe nei prossimi mesi o al massimo entro un anno iniziare a vedere i rendimenti crescere e quindi il valore investito in quelle obbligazioni scendere e magari anche in maniera drammatica. Quindi, ribadendo e volendo riassumere il tutto, visto che oggi a quest'ora ormai i mercati sono chiusi anche negli Stati Uniti e si può operare da lunedì, lunedì facciamo attenzione al risultato delle elezioni in Italia. Se dovessimo verificare già dagli instant poll ben lunedì pomeriggio un quadro di instabilità politica, non esiteremo a vendere euro-dollaro, il cross dell'euro contro il dollaro, e non esiteremo a vendere i mercati azionari. E questo lo faremo anche nel caso in cui dovessimo assistere a qualche rialzo momentaneo, salvo poi acquistare a livelli più bassi, soprattutto sull'azionario, se dovesse arrivare ai livelli di 13.000 punti nei prossimi mesi. Viceversa, se invece in qualche modo dovesse delinearsi un quadro di stabilità politica o anche si potesse presagire per un futuro un quadro del genere, e soprattutto se poi questo quadro di stabilità politica dovesse in qualche modo lasciare presagire non politiche di rigore, ma politiche di riduzione fiscale e comunque di aiuto ai consumi, in quel caso converrebbe acquistare nell'immediato perché potremmo assistere poi a un grosso recupero. Quindi attenzione al lunedì, si vede chi è che vince, quale sarà la composizione del Parlamento prossimo in Italia, e dopodiché bisognerebbe agire per dei trend di medio periodo. Quindi se il quadro è in stabilità, il ribasso azionario potrebbe anche averci, ci sarà per alcuni mesi, fino ad arrivare a alcune ipotesi nostre a livello statistico, a quota almeno a livello di 13.000 punti di FTSE MIB e almeno 1,26 del cross euro-dollaro. E chiaramente su ogni rimbalzo, perché i mercati non è che scendono ogni giorno, né salgono ogni giorno, definito quel trend, è chiaro che su ogni rialzo momentaneo all'interno del trend conviene ulteriormente vendere il cross euro-dollaro e vendere mercati azionari italiani, europei in particolare quello italiano, ma iniziare a pensare anche di vendere il Bund e il titolo di Stato francese, l'OAT francese, perché sono quelli che essendo cresciuti di più negli ultimi anni, porrebbero in una situazione di instabilità della politica italiana e quindi di instabilità anche della politica europea, potrebbero essere quelli a ricevere un maggior danno nel trend di negatività che verrebbe a quel punto ad essere chiaramente definito e quindi percepito dagli investitori. E con quest'ultima diciamo consiglio, invito, comunque analisi, vi lascio, che ormai siamo arrivati alla conclusione dei nostri 30 minuti di trasmissione, e vi lascio augurandovi una buona serata, una buona scelta e un buon voto a prescindere da tutto, e un augurio a tutti noi affinché questa Italia permanga e anzi diventi sempre di più un faro per l'Europa, per una costruzione europea democratica, non burocratica come c'è stata sinora. E quindi buon voto a tutti, buon fine settimana a tutti e arrivederci a 15 giorni da Alfredo Pauciulo e da Liberi TV. Buonasera a tutti.